Salve ragazzi! Benvenuti in cucina con Mau qua. Abbiamo fatto dei cavolfiori soffocati con le olive e un po' di aceto. Ok, buonissimi. Qui abbiamo il pomodoro. Voglio cucinare delle melanzane. Okay, quindi adesso le iniziamo, abbiamo controllato la temperatura dell'olio caldo, 170 gradi, ci siamo quasi, 122, 130, è un po' lento il mio apparecchietto, ma 140, quasi pronto, 240, aspettiamo un secondino. Qui ragazzi abbiamo del pomodoro, appunto faremo delle melanzane col pomodoro, il formaggio, melanzana alla parmigiana e poi abbiamo questi cavoletti qui veramente squisiti, semplice. Bene. Allora possiamo già mettere, ecco qua, raggiunta la temperatura. Ho acceso il forno, sta riscaldando, togliamo un trucco fatto. Ecco qui abbiamo una ciotola da mettere in forno, questo è tutto il lavoro. Prendiamo della carta da cucina. Iniziamo a girare queste melanzane, le ho messe sotto il sale, le ho fatto con un peso sopra, ho fatto velina con l'acqua. Ecco qua, 2 minutini ed è pronto. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno Alberto. Andiamo a fare. Sì Andrea. Adesso fra un pochino c'è la partita del Cagliari e ci fermiamo. Pomodoro per le melanzane alla parmigiana. Solo con basilico, olio d'oliva. E qui invece abbiamo un goccino di aceto con 3 cavolfiori piccolini e un paio d'olive. E hanno cotto così, buonissimo. Allora occhio, rigiriamo, avete visto, olio abbondante, non dobbiamo bruciarle, mi raccomando. E via. Io direi ci facciamo un bel bicchiere di vino rosso per un partitone dai Cagliari contro il Napoli. Si parla sui giornali di portare via un punticino e noi ci crediamo, ne abbiamo bisogno noi sardi, vero? Senza voler male a nessuno, eh?
Gli amici napoletani capiranno. Allora raga, ci siamo quasi qui, forno è bello caldo, adesso si friggono in un attimo le melanzane, non è che l'olio deve essere 170 gradi, ben caldo, mi raccomando, così non le ho pulite bene, però non fa niente. Ecco qua, mezzo bicchiere di vino. Allora io del Barbera qua, grazie all'amico che abita su al nord, eccoci qua, noi abbiamo il boccione, ragazzi, il boccione, e ci versiamo il barberino, questa è la grande, ragazzi, un bicchiere. Questo è per il Cagliari Calcio, che faccio un figurone a Napoli quest'oggi. Cin cin. E controlliamo le nostre melanzane. Il pomodoro ha cotto una mezz'oretta. Quindi è pronto. Adesso non dobbiamo stracuocerle, perché finiranno di cuocere in forno. Giusto un pochettino. Le friggiamo. Adesso le coliamo nella carta da cucina. Bene, mi raccomando, pian piano, così. Ecco qua, questo è un piatto delizioso, tipico italiano. Vedete, pulire anche dietro un pochino, guarda, non fa niente, oggi sono un po' addormentato. Sì Alberto, la parmigiana semplice semplice, non è che siamo lì a oggi semplice semplice. Ecco qua, adesso io posso spegnere anche il gas per le... Vedete, prende questo colore marroncino. Ragazzi, non è bruciato, è così, sotto una poltiglia diventa, poi lo si fa raffreddare. Diventi, viene mal di stomaco. Così, fatto. Sì, andiamo bene. Mettiamo un altro pezzo di carta sopra per il prossimo giro. E ci siamo, pian piano tirarle, fate con cura, con calma. Vino, Andrea, Alberto, alla vostra, un abbraccio da Mau. Ah, che bontà questo vino. Allora, quanto manca la partita, ragazzi? Un quarto d'ora? Controlliamo qui. 10 minuti, 11 minuti, raga. Andiamo con Ninja e Joao Pedro a conquistare Napoli. Raga, speriamo di fare una partita seria, bella, anche un punticino va bene, anzi benissimo. Sempre lì a rigirare, stiamo friggendo, chiaro quello, no? Ecco qui,
giusto poco a poco, poi finiremo la cottura in forno. Faccio un passaggio così, io mi serve lo spazio, pomodoro qui vicino. Facile, facile ragazzi, eh? Tanto coliamo. Non devono cuocere troppo, come ho detto, finiranno la cottura in forno, almeno 20 minuti in forno. Beh, pare che l'olio sia molto caldo, senza bruciare niente. Bellissimo. Mettiamo un altro paio. Ecco. Hanno perso proprio tutto il loro succo. E via. Adesso possiamo iniziare a passare il pomodoro, che trovo si chiede all'altro. Un pezzo di pomodoro. Devo un po' maneggiare qui per lo spazio, ragazzi. Perfetto, è bene che per me un po' siamo ristretti. Allora, mettiamo una fila di melanzana, è piccolina questa parmigiana, però faccio un po' di pomodoro, metto qui, andiamo bene. Un altro strato, è caldo, altro pochino di pomodoro. Io ci metto anche il basilico qua. Ecco qui. Mettiamo una giratina alle melanzane. Ecco qua ragazzi, ancora un attimino, abbiamo fatto tutto, un'altra giratina. Ricordate, è fondamentale metterle sotto sale con un grande peso sopra,
io avevo 7 kg e mezzo, così per l'esquilibrio. Un brindisi a voi amici miei, Andrea, Albertino, Cicinda Mau, un goccino di vino ci fa bene. Ecco qua, allora vedete lì, abbiamo detto i nostri cavoli soffocati. Allora ancora un attimino, possiamo spegnere il fuoco. Il forno è bello caldo, molto caldo, 200 gradi, ragazzi, ok? Possiamo a cavallo, adesso posso anche già farle scendere. Queste ultime non le metto nella carta, ma le colo bene così per velocizzare. Forza Cagliari! Ale, oh, ale, oh, ale, oh. Questa canzone, ragazzi, allo stadio mi ricordo un Cagliari Bologna 1-0. Sa che io fossi in curva sud per l'occasione, tanti anni fa, a tifare la mia squadra. Parlo di 35-40 anni fa, eh. Ecco qua ragazzi, guarda che spettacolo. Prendiamo il gas, questo è pericoloso anche per i bimbi. Ecco qua, fatto. Allora io come al solito fare pulitina, ecco, spostiamo dal calore l'olio caldo, per carità, qui è pericoloso, facciamo così. Così, cos'ha? Adesso mettiamo anche un pochino di pomodoro e il formaggio. Allora, un altro pochino di pomodoro e siamo a cavallo. Allora, apriamo. Benissimo. C'è un bel profumo qua, ragazzi. Spandiamo bene, colpiamo tutte le melanzane. Cerchiamo di livellare. Un po' di parmigiano, ragazzi, ecco qui, parmigiano reggiano, andiamo a spargere così, ragazzi. Questa è la mia ricetta di oggi per celebrare la possibile vittoria del Cagliari. Tiriamo fuori le salsicce. Queste le possiamo regalare anche agli amici napoletani, dai. Fateci, e datecelo un punticino, dai, 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 eh. Buona domenica, ragazzi, da Mao.
ragazzi, io la copro, non è necessario, però io ho questa abitudine. Così, una ventina di minuti, anche a 180 gradi vanno bene, per carità. Mettiamo in forno. Ecco qui. Bene, anche questo è pronto. Mau vi saluta. Forza Cagliari. Magari ci si sente più tardi per due spaghettini con la salsiccia. Se portiamo a casa qualche punticino. Ciao ragazzi, buona giornata.